Buongiorno a tutti da Tiziana Manipasta. Beh, vi ricordate quando ho fatto i pizzli accesi? È stato tanto tempo fa e si può dire che è stato l'inizio della mia grande avventura su YouTube. Solo che ora, allora l'abbiamo fatto con lievito di birra, ora li facciamo con pasta madre solida. Allora, vi dico tutti gli ingredienti e li andiamo a fare. E poi, se uno vuole farli con lievito di birra, può realizzarli con lievito di birra, altrimenti può fare con pasta madre. Guardate gli ingredienti. Allora, questi sono 700 g di farina zero mischiati con 300 g di farina di semola rimacinata di grano duro. 250 g di olio di oliva, 350 g di pasta madre già rinfrescata, un po' di capperi, 25 g di sale, poi 1 kg di pomodori pelati già schiacciati con la forchetta, qua abbiamo dell'origano, dell'olio di oliva, 2 cipolle tagliate a fettine e a pezzettini. Poi questa farina ci occorrerà per dopo, quando sarà lievitato l'impasto, per fare le forme dei nostri pizzi. Ma prima di fare tutto questo, dobbiamo andare sulla nostra cucina perché dobbiamo cucinare il pomodoro con la cipolla. Allora, ho acceso il fornello, andiamo a dare una bella irrorata d'olio. Lo facciamo riscaldare. Ora mettiamo le cipolle. E mescoliamo e facciamo soffriggere per bene le nostre cipolle. Ora aggiungiamo il pomodoro pelato e schiacciato con la forchetta. Andiamo a mescolare. Aggiungiamo i nostri capperi. Un po' di sale, mi raccomando, assaggiate perché in particolare se i capperi sono salati. Poi aggiungiamo l'origano, che ci sta benissimo. Andiamo a mescolare, non dimenticate, mi raccomando, di assaggiare di sale, e andiamo a cuocere per 15 minuti e poi spegniamo. Ok, ora possiamo anche spegnere e andiamo sul piano di lavoro. Intanto ho aspettato che si intiepidissero le cipolle con i pomodori, perché devono essere tiepide, non fredde, tiepide. Sapete perché? Perché qua acqua, come vedete, non ce n'è in questo impasto, perché c'è l'olio, c'è il sugo con le cipolle, no? E i pomodori, ma oh, acqua non ce n'è. Quindi noi dobbiamo lasciare tiepido quel composto. Un'altra cosa, è preferibile impastare la sera, pure verso le 8, le 9 di sera, pure le 7, e poi lasciar lievitare tutta la notte, perché con lievito naturale è così, e poi l'indomani mattina si fanno le forme. Quindi è preferibile così. Oppure la mattina presto e poi per la sera. Quindi fate come va comodo a voi. Allora guardate, qua abbiamo la nostra farina. Faccio il buco al centro, è come se stessi mettendo l'acqua. I liquidi sarebbero questi. Se voi andate a vedere le pizze accese che ho fatto con lievito di birra, è la stessa cosa. Però naturalmente qua c'è il lievito madre. Poi io vado a mettere a pezzetti, vedete com'è morbido? A pezzetti il lievito madre. Così. Poi vado a mettere, anche se qua dentro ho messo il sale, sul resto della farina il sale non c'è. Non vi preoccupate, in questo caso il sale può andare benissimo sul lievito madre. Non è come quando mettiamo il lievito di birra. Ok, ora mettiamo l'olio d'oliva, tutto. Una volta messi tutti gli ingredienti, andiamo ad impastare per bene. Avete visto che bell'impasto che è venuto? Spettacolare, proprio spettacolare. Allora, adesso ho messo un altro po' di olio nella nostra bocca, olio di oliva, perché mi ungo un po' le mani. Dopo averlo impastato per bene, ecco, che facciamo? Andiamo a fare questo lavoro. Amalgamiamo il tutto con olio di oliva.
ecco qua. Compazziamo. Ok, adesso mi vado a lavare un attimo le mani perché dobbiamo mettere la pellicola. Ora copriamo con pellicola la nostra ciotola. Un attimo, mi sistemo bene. Ecco. In questo modo. Ok, adesso prendo una coperta, un plaid, quello che volete. Vi faccio vedere, così. E lo mettete in un ambiente, in un clima mite. Non deve essere né caldo né freddo. Tanto, stavo andando via la luce. Tanto, con il calore della nostra coperta, il nostro impasto lieviterà benissimo. Allora, adesso, se questo lo fate la sera, per esempio, verso le 7, le 8, le 9 di sera, l'indomani mattina. Allora, vi faccio vedere. Io sono le 8 di sera, vi ho detto buongiorno, però sono le 8 di sera. Impasto alle 8 di sera finito. Domani mattina, verso le 7, io riprenderò l'impasto. Quindi, sono, Davide? 11 ore. 11 ore, ok. Quindi, 8 di sera, domani mattina riprendiamo il nostro impasto. Facciamo le forme e poi rifacciamo lievitare e poi possiamo infornare. Quindi ci vediamo domani mattina perché dobbiamo fare le forme. A domani, ciao a tutti! Buongiorno a tutti da Tiziana Mano in Pasta. Continuiamo la nostra ricetta di pizzi leccesi con pasta madre. E trascorsa la notte, guardate qua, io ho tolto il plaid, adesso vado a togliere anche la pellicola. Avete visto che la pellicola neanche si appiccica perché abbiamo oleato l'impasto e prima di metterlo a lievitare. Guardate come è venuto spettacoloso, spettacolare, come lo vogliamo chiamare, comunque è bellissimo. Allora, adesso che facciamo? Prendiamo un po' di impasto, i pizzi li possiamo fare a piacere nostro, possiamo fare più grandi, più piccoli. Io per esempio prendo questa quantità, la infarino, così, e poi vado a fare questo movimento in modo che si tolga l'eccesso di farina e lo vado ad adagiare qua sulla placca. Vi faccio vedere un'altra, li potete fare anche più piccoli ancora, guardate, così. I pizzi hanno la loro tipicità è che i pizzi non hanno la forma perfetta, sono, infatti si chiamano pizzi proprio per questo. Allora continuo, passo nella farina, faccio questo lavoro e metto nella placca. Ecco qua, metteteli poco poco distanziati perché devono lievitare. Io mi vado a fare tutti questi, naturalmente con una placca sola non ce la faccio, vado a prendere altri tegami e poi ci vediamo dopo quando finirò di fare le forme. Ok, guardate quanti bei pizzi leccesi sono usciti. Adesso io vado a mettere la pellicola. Ed eccole qua. Vi ricordo che quando spolverate i nostri pizzi, spolverateli con farina di semola rimacinata, vengono ancora più buoni. Allora, io ho coperto con pellicola, adesso metto a lievitare dove c'è un bel calduccio. Io per esempio ho il fuoco acceso, lo metto là vicino, non vicino proprio alla fonte di calore, però vicino con la pellicola e stanno benissimo. E lo facciamo lievitare 2-3 ore e poi lo inforniamo dopo. Ok, ci vediamo più tardi. Ok, io sto togliendo la pellicola, i nostri pizzi sono lievitati, guardate che spettacolo. Adesso ho preriscaldato il forno a 200 gradi ventilato e andiamo a cuocere per 30-40 minuti. Mi raccomando, come dico sempre, ogni forno a sé, controllateli. Se volete li mettete in due tegami, uno sotto uno sopra e poi li alternate come volete fate. Quindi ci vediamo dopo all'assaggio, ciao! E guardate qua, benvenuti nel Salento. Con un bicchiere di vino ed un panino per la felicità, in questo caso i pizzi leccesi. Allora, io vorrei, guardate che spettacolo, la cipolla, il cappero, pomodori, mamma mia! Guardate, allora, sono croccanti fuori e morbidi dentro.
Ma poi il bello, facci con pasta madre. Non c'è cosa più buona, veramente. Allora, per chi non avesse la pasta madre e vuole farlo con lievito di birra, lascio il link così vedrete la ricetta. Cioè, la differenza sta che in una c'è il lievito di birra e l'altra c'è pasta madre e quindi cambia un po' cambiano un po' i grammi, no? Naturale. Io spero che questa ricetta vi sia piaciuta e naturalmente ora che ho la pasta madre farò, no? Anche ricette con quella. Allora, mi raccomando, non dimenticate il mio amato libro, le troverete tutto giù in descrizione, tutte le coordinate, se lo volete prendere direttamente alla casa editrice oppure potete ordinare in libreria o se qualcuno vuole lo posso ancora spedire io. Poi non dimenticate che potete andare a vedere qualche ricetta che già sto mettendo sul mio blog. Naturalmente Tiziana Mani in Pasta, Alta Vista e troverete le mie ricette. Io vi ringrazio ancora, grazie di tutto, un enorme abbraccio, un bacio da Tiziana Mani in Pasta, alla prossima! E ho dimenticato una cosa, scusate! E facciamo un bel brindisi. Un augurio a tutti quanti di buona salute, non poteva mancare questo. A tutti di vero cuore, veramente. Alla salute da Tiziana Malimpasta. Ok, ora vi saluto veramente e vi do appuntamento a domani, se Dio vuole. Ciao a tutti da Tiziana Malimpasta!